Ragazzi, buongiorno. Buongiorno, Tutto bene? buongiorno, Vedo che siete soli, non siete accompagnati né da padre Rafael né da sua Lucia, avete proprio preso possesso ormai della parrocchia. buongiorno. Esatto, sì. Sì. In realtà ci siamo spostati questa settimana e abbiamo fatto un grande tour per il Camerun e ora siamo nello studentato dove studiano appunto i Saveriani la teologia. E siamo dietro di noi c'è appunto Sì, il dopo seminario. 3 settimane nella comunità parrocchiale a Douala, Ngodi Bakoko, ci hanno anche offerto una settimana per conoscere un pochettino il paese. Abbiamo viaggiato tantissimo, però abbiamo visto tante realtà. Bene, bene, saranno esperienze che ora ci accennerete, poi avremo modo ovviamente di conoscerle meglio quando vi ospiteremo al vostro rientro in studio. Come ogni settimana, ultimamente una sorpresa. Guardate che abbiamo oggi in studio. Ciao Luca, Ciao! Che buongiorno, bello! ciao Luca, Ciao, ciao, ciao! ciao. Ma che gioia, che bellezza! Allora, Ma bello, non vorrei, bello. Italo, che ti avessero preso gusto. E mi sembra anche a me che hanno Come preso dire? proprio questa avventura davvero vissuta a pieno, eh? Guardate che la missione Beh, famiglia penso che tutti tende, eh! ci prenderebbero gusto, quindi Sono realtà anche quelle che visitiamo molto vive, Eh che sì. danno tanto, anche se le conosciamo da poco, ma sono molto accoglienti, affettuose. Abbiamo visto diverse comunità parrocchiali, abbiamo seguito già diverse celebrazioni con loro pur essendo nuove, ecco, ci hanno fatto sentire a casa tutte, quindi è stata veramente una bella sorpresa. Per ognuno di voi, qual è la cosa che vi è rimasta più impressa di questa ultima settimana, di questa avventura così bella? I vari villaggi che abbiamo visitato, un po' passando con la macchina e un po' quando ci siamo fermati, abbiamo conosciuto delle comunità un po' particolari che si chiamano Sheferi, quindi c'è ancora un capo che segue questa comunità, ecco, viene da un'antica tradizione e sono cose per noi molto distanti, quindi entrare nel loro modo di pensare è stato per noi una scoperta, veramente una scoperta. Samuele. Sì, diciamo, per me è stata un po' la sorpresa di cosa significa fare un viaggio in uno stato africano, no? Perché le distanze sono molto diverse che da in Europa, cioè per viaggiare da un paese all'altro a Le volte strade passano sono molto diverse. 4-5 ore, quindi il tempo minimo, per cui è chiaro che gran parte del tempo lo passi viaggiando, ma è già una scoperta, come diceva Don Manrico. Ma mi ha sorpreso veramente tanto come poi in questi piccoli villaggi, anche in questi piccoli paesi, vi siano comunque impiantate delle comunità veramente vive, veramente grandi. Domenica abbiamo partecipato alla messa in un paese che si chiama Bertois, nel nord del Camerun. Veramente una comunità viva, numerosa e anche lì molto accogliente, come la parrocchia qua a cui è associato appunto lo studentato dei Salesiani. Abbiamo vissuto insieme la Via Crucis, abbiamo celebrato in lingua originale, in Ewondo, che è la lingua che si parla qui in capitale. Anche qui molto suggestivo per Noi abbiamo me, ascoltato abbiamo più che altro. ascoltato perché chiaramente non capivamo granché, però è stato bello un po' questa interculturalità, no? Che si mescola in questo periodo. E poi mi è piaciuta tantissimo l'accoglienza sia dei ragazzi della propedeutica che dei ragazzi dello studentato, dei Saveriani. Vengono da diverse parti del mondo, non sono tutti africani, e ho visto veramente un bel senso di comunità, un vivere veramente sereno tra di loro, molto molto bello. Insomma, abbiamo molto da imparare e voi avete molto da portare qua, nella nostra diocesi come patrimonio. Un patrimonio che dovrete poi trasferire anche alla pastorale giovanile, ed è il motivo per cui c'è Don Luca qua che qualche domanda ve la Certo. vorrà fare anche per preparare il percorso, eh? Certo, anche perché magari uno va appunto pensando di dare tanto, ma mi pare di capire che riceve molto di più a quanto ci dicono, insomma, i nostri amici. No, devo chiedere a Marico, ma sull'aspetto sportivo, Marico, hai già fatto qualche conversione? Ma purtroppo ho fatto solo 2 partitelline perché poi non ho potuto Piccole, piccole.
Piccolissime, Sono tutti sì. Ecco, juventini qua, quindi per lui non aiuta, c'è aiuta, molto. aiuta. Ah, Marico è in Però crisi. sì, siamo stati molto anche con i bambini del catechismo, i bambini della parrocchia, che sono tantissimi, cioè sono numeri che neanche ci immaginiamo proprio. E quindi poi soprattutto al sabato pomeriggio si stava insieme a loro. Insegnavamo anche attività che facciamo molto semplici, che facciamo in Italia, che però per loro sono state una scoperta. E quindi, poi tra l'altro durante la settimana, colgo anche l'occasione di ringraziare, mi sono collegato con le mie classi, con alcune classi del liceo dove insegno, il liceo Mazzini, e gli ho fatto anche a loro conoscere la comunità, gli ho spiegato un po' quello che stavo vivendo, quindi è stata proprio una cosa molto, molto bella, molto sentita anche dai ragazzi e dagli insegnanti che li hanno seguiti, veramente bella. Quindi Luca, Bene, quando vuoi, noi ci siamo. volentieri, guarda, ma sai che è un sogno dal seminario che porta avanti, quindi come dire, non scopri, sai bene che c'è nel cassetto, quindi perché no? Anche insieme magari. Poi Samuele ha tutto è possibile a Dio nella sua maglietta, quindi come dire, mi pare che questo faccia capire Il davvero, messaggio c'è. è Sì, vero, qua eh? è necessario, qua è necessario perché insomma, a volte come dire, le sorprese sono tante, quindi bisogna affidarsi tanto al Signore. Che bello. Però Italo, pensavo in questo tempo di Quaresima, no? L'essenzialità. Guarda come anche i ragazzi di Marico diceva della scuola sono attratti da questa essenzialità, da questa semplicità. Com'è bello poi alla fine, vedi? A volte noi diamo tutto qui, e ecco il fatto che il semplice ti attira, ti fa tornare la voglia di amare ancora di più, eh? Proprio bello. I programmi adesso per quest'ultima settimana, che cosa vi aspetta? Ecco, sì, noi avremo in teoria oggi il viaggio di rientro per Douala e così diciamo un po' salutare tutte le comunità. Quindi in questi ultimi 2 o 3 giorni fare un po' un giro di saluti, magari qualche visita, qualche incontro con i bambini della scuola Con e con i malattia. malati soprattutto che abbiamo incontrato insieme al diacono e salutare la comunità delle suore che ci ha accolto. Abbiamo promesso alle suore una cena all'italiana prima di partire e poi così venerdì invece, insomma, spiccare il volo verso l'Italia e arrivare sabato. Quindi è stato, sono giorni, ecco, un po' di saluti e chissà di qualche lacrimuccia che scenderà perché, insomma, la comunità ci mancherà molto, quella che ci ha accolto, Douala. Marico, ti aspetta anche l'ultima esperienza, l'ultima emozione della celebrazione in terre così lontane. Sì, sto continuando a celebrare sempre in italo-francese, però è veramente una bella esperienza, davvero. È una bella Bene. esperienza. Bene, ragazzi. Allora, noi vi salutiamo e vi auguriamo buon viaggio. Intanto quello di oggi pomeriggio del rientro nella capitale. E poi ovviamente il rientro vero nella vostra terra d'origine, dove tutti vi attendono i vostri impegni di studio, i vostri impegni parrocchiali. Arrivate proprio ormai in prossimità della Pasqua, quindi ci sarà da lavorare sodo, ma anche portandovi dietro questa bella esperienza che ci auguriamo volete condividere, insomma, ancora in maniera più attenta con noi. Io vi saluto e vi lascio anche al saluto che vi dà Don Luca. Con Grazie, un abbraccio grandissimo da qui, pieno di affetto, di bene e grazie per la forza, la carica che ci date, la vostra luce perché ci fa bene, arriva anche ai telespettatori e ci rincuora. E appena tornate con i giovani della pastorale giovanile, un incontro sarà obbligatorio perché ovviamente fa tutto piacere. ovvio. Grazie. Ciao ragazzi, Luca, allora grazie. Grazie, Luca. appuntamento in studio alla prossima volta. Appuntamento studio. Ciao Volentieri, ciao. volentieri. Ciao ciao ciao. Ciao. Ciao Grazie, ciao a ciao a voi, tutti, ciao ciao. grazie. Ciao.